Dove eravamo rimasti? A Città del Messico, dove nei primi giorni di febbraio andava in scena il secondo appuntamento della prima tappa del Simply Italian Great Wines, il giro del mondo del business enoico italiano firmato dalla IEM, la International Exhibition Management di Marina Nedic e Giancarlo Voglino. Prima era stata la volta di Miami, punto di riferimento dell'America's Tour. Dopodiché, la promozione del vino ha subito, come qualsiasi altra attività economica, un brusco stop causato dalla pandemia di Covid-19. Sono seguiti mesi di incertezze, paure e difficoltà, ma anche tanta voglia di ricominciare, con formule e modalità diverse, nella consapevolezza che il vino, per essere venduto, ha ancora un grande bisogno di essere raccontato e bevuto insieme, costruendo relazioni con paesi vicini e lontani, a partire dalla Norvegia, da dove riparte il Simply Italian Great Wines, con un'anteprima alle tappe di Copenaghen e Varsavia, un evento frutto dello sforzo congiunto tra IEM e ambasciata, che ha portato ad Oslo i produttori del bel paese e i loro vini, per una serie di degustazioni e masterclass, ma soprattutto per riallacciare le fila di un discorso interrotto da mesi, una narrazione che, ormai da qualche anno, ha fatto del vino italiano uno dei più importati, con indici di crescita costante che neanche la pandemia ha fermato. Il lavoro del Vin Monopolet, il monopolio di Stato, è addirittura cresciuto, come già molti importanti imprenditori italiani avevano raccontato a Wine News nelle settimane del lockdown. E il risultato è una crescita delle importazioni, come raccontano i dati Istat. Nei primi 6 mesi del 2020 toccano a valore i 52 milioni di euro, contro i 45 dello stesso periodo dello scorso anno. Ma cosa c'è da aspettarsi per i mesi a venire e cosa si può fare per presidiare il mercato norvegese? Ne abbiamo parlato con l'ambasciatore italiano ad Oslo, Alberto Colella. Innanzitutto voglio dire che siamo grati ed orgogliosi di ospitare presso l'ambasciata italiana ad Oslo l'evento degustazione Simply Italian Great Wines, un evento di grande successo. L'Italia è un grande player nel mercato del vino norvegese. Attualmente è il secondo paese per export di wine and spirits, esportazioni che lo scorso anno sono state pari a 79 milioni di euro di vino. Siamo i leader a livello di vini bianchi e di bollicine e al secondo posto per quanto riguarda i vini rossi. Solo la Francia tiene testa all'Italia per quanto riguarda l'export in Norvegia. Siamo orgogliosi di essere in questa posizione e speriamo di incrementare la nostra quota di mercato. I 79 milioni di euro di esportazioni di cui vi ho parlato sono riferiti all'anno 2019. Quest'anno, a causa del Covid, il consumo di vino italiano è aumentato. Le ultime stime parlano di un incremento medio del 20%, che è molto probabilmente dovuto a diversi fattori. Uno di questi è il cambio della valuta. La corona norvegese si è svalutata rispetto all'euro. Un altro fattore è che a causa della svalutazione della corona, i viaggi in Svezia per approvvigionarsi di alcol sono diminuiti in maniera significativa. I norvegesi hanno comprato più vino in Norvegia e, complice il parziale lockdown che c'è stato, si sono orientati, fortunatamente, sul vino italiano. A questo si è aggiunta la chiusura dei duty free shops negli aeroporti. I norvegesi comprano molte bottiglie al duty free e la loro chiusura li ha dirottati verso il Vin Monopolet norvegese, che ha registrato un forte incremento di bottiglie vendute. In the number of bottles sold.